Sabato 10 dicembre scorso, nella sala conferenze dell'Hotel Santa Caterina, alla presenza dei familiari e di tantissimi amici, è stato ricordato Augurio Galiano, un giovane di Scalea scomparso prematuramente a soli 37 anni per un male incurabile lo scorso mese di giugno. Fra la commozione del numerosissimo pubblico, l'editore Osvaldo Cardillo ha voluto ricordare il giovane con la presentazione del libro Augurio Pierpaolo Galiano, un eroe dei nostri tempi. Io non conoscevo Augurio, ovviamente conoscevo la famiglia di Augurio, Lorenzo e suo fratello erano amici della mia infanzia quando giocavamo a calcio sopra Tucambarina, come lo chiamavamo. Io ho visto Augurio per la prima volta dopo la tracheotomia, lo dico anche nel libro, ragazzo straordinario, intanto due occhi incredibili che veramente non voglio più dimenticare, perché aveva dentro la speranza, la voglia di vivere, ma una dolcezza veramente incredibile. La presentazione è proseguita con l'intervento della dottoressa Rossella Piano, che del libro ha detto: è un libro luminoso, un libro che corrisponde all'immagine di Augurio che sta alle nostre spalle, di un ragazzo solare, di un ragazzo pieno di vita, di un ragazzo che è qui, non perché sia qui fisicamente, ma perché è qui dentro i vostri cuori, è qui nelle vostre teste, e ci sarà pure un motivo perché lui c'è. Guardate, la sintesi del libro, che poi è un libro di non grandi dimensioni, che a casa leggerete sicuramente con attenzione, curiosità, commozione, troverete parecchie foto di lui, di un lui molto bello, perché è un ragazzo bellissimo. Io non sono lontano, sono solo dall'altro lato della strada. Quello che sono stato per voi lo sarò sempre. Chiamatemi come mi avete sempre chiamato, parlatemi come avete sempre fatto. Non usate un tono diverso, non abbiate un'aria solenne, triste. Continuate a ridere di quello di cui ridevamo insieme. La vita significa tutto quello che è sempre stato. Il filo non viene tagliato. Perché mai sarei lontano dai vostri occhi? Forse solo perché non mi vedete più? No, non sono lontano, sono solo dall'altro lato della strada. Ecco, questa è una poesia brevissima. Leggetela più di una volta, quando penserete che il ricordo di questo ragazzo stia per svanire. In realtà il ricordo è qualcosa che la natura ci ha dato per proteggerci, e per proteggerci da vicino. Un ricordo fra tanti, questo per chiarire quanto fosse protettivo nei confronti di tutta la famiglia. Ci chiedeva spesso se i nostri compagni fossero gentili, sospettoso, altrimenti diceva che sarebbe venuto lo zio per difenderci. E poi tenerissimo. Lui stava già male, era a Milano, loro sono salite con la mamma e papà, sono andate in un negozio con lo zio e lo zio gli ha fatto scegliere un regalo. E loro hanno scelto una maglietta, le bambine, e quando la indossiamo ci sentiamo più vicine a lui. Vedrete che la maglietta la terrete sempre. Ecco, potrei leggerne tante di cose così, ma queste dei bambini sono le cose più, come dire, più spontanee, più sincere, più semplici. E corrispondono anche a un pezzetto dell'anima di Augurio che aveva questa semplicità di fondo, di essere se stesso. Prima che il libro venisse donato ai presenti, alcuni amici hanno ricordato Augurio come un giovane buono, con tanta energia, voglia di vivere e molto legato alla famiglia. Non c'è di dire nient'altro. Ci manca tanto e è un dolore indescrivibile non averlo più con noi. Ma sono sicura che il suo ricordo vive nei cuori di ognuno di noi, ma soprattutto nel cuore della sua mamma.
senti se vuoi capire. Questo quanto affetto avete per Augurio, e in particolare vorrei rivolgere un ringraziamento ad Osvaldo per tutto quello che ha fatto per Augurio e per noi durante il periodo della malattia e adesso. Semplicemente grazie a te e a tutti quelli che ci sono stati vicini. Grazie tante.